Benvenuti sul canale PG Passione Games. Siamo su Grid. L'avevo detto nel weekly del faccione, quando c'ho qui il mio canino, avevo detto che nel weekly del faccione avrei provato, più che portato, accendiamoci qualche luce, anzi la mazza, avrei portato Grid è un gioco che potete trovare sul Game Pass, non mi paga nessuno del Game Pass, quindi ma è un gioco secondo me molto molto interessante. Oggi faremo un attimino una visita, più che visualizzazione, una visita di questo gioco e poi magari se ci piace qualche cosa, tanto l'abbiamo installato, ce l'abbiamo messo lì e noi ci facciamo qualche partita. Come sempre però prima di ruzzare mandiamo un'onda alla sigla e dopo la sigla ci vediamo. Vai con la sigla, ne? Start always popping, zan, yeah. My body hurts, can't stand. Restart system. Eccoci, premiamo il tasto. Allora, attenzione, è stato salvataggio, va bene. Ovviamente, sapete che ora è uscito. Crea un nuovo salvataggio, sì. Tutto Pikachu, ok, conferma. È uscito, accesso a ok, grid, luminosità. Allora, potete usare questa applicazione per fare la luminosità. Prosegui. Ok, vediamo un attimino di cosa si tratta questo gioco. Sapete, noi per quanto riguarda il gioco di auto, insomma, portiamo sul canale diversi episodi, diverse avventure con Forza Horizon. Questo è più simile, a mio avviso, a Forza Motorsport 7, che purtroppo non c'è più nel Game Pass, ma che era uno dei giochi che mi piaceva. Il faccione poi lo toglieremo mentre, come sempre, facciamo le nostre belle avventure. Intanto vediamoci la grafica. Noi lo stiamo registrando la righettina a 60 fps, quindi la nostra scheda video a 60 fps qualche cosettina, qualche problemino ce l'ho. Non c'è soldi per cambiare, tanto la farò meglio. Queste sono tutte le macchine che possiamo usare, non si può saltare. Intanto vediamocela, appunto, una sorta di cosa che si può vedere. Grid, dicevo, appunto, questi giorni c'è un nuovo cosa titolo c'è di meglio Grid. del WSR? Sulle strade del Grid War Series è normale aspettarsi tensione alle stelle e azione a palate, ma questo sta già succedendo qui al WSR. Ok, allora vediamo. Intanto c'è già gara. Ah, facciamoci la gara. Vediamo, così si vede anche un attimino gli scenari. La tenuta della squadra. Aia! Che si parte così. Senza niente, fare scelte, si parte così. Va bene, va bene. Addio, siamo in fondo. Ci si esce più. Vai, finiamo come primo giro, ottimo, mamma mia. Finiamo per vedere, ci andiamo dalla porta. Ma siamo ultimi, quindi. Ah, ultimi no, però, insomma. Giro finale, diamo il meglio. Poi vediamo un po' se. Mamma mia, che figura! L'ubriaco, sembra ubriaco. Vabbè. Ma poi ne faremo un'analisi. Ma si può entrare dentro? No. Ah. Uguale. Ci ha doppiato.
volevo vedere se si riusciva a entrare dentro, però i danni sono abbastanza evidenti, eh. È partito il pezzo! Ragazzi, prosegui, vediamo un attimo di farlo sul serio. E con questa gara conclusa, la prossima tappa è Indianapolis. No, fammi capire, allora è tutto così. Una gara da non perdersi. Di certo non vorrò perdere una gara del genere. Con il Great Wall Series alle porte, ci dovremmo aspettare come minimo una battaglia per la qualifica. Allora, io voglio capire se io posso scegliere la macchina, i percorsi. Quindi questa prima gara ce la siamo fatta e abbiamo fatto una... Siamo a Indianapolis, no, non si può scegliere. E ci fa fare una serie di gare. Boia. Vabbè. Allora, siamo a Indianapolis. Guida perfetta. Sfrutta il vantaggio adesso. Che macchina è questa, via forte? Va bene, ci sono molte occasioni per sfruttare la scia. Avvicinati e aumenta la velocità. Due giri per finire. Scintille. Un microfono non posso scegliere neanche la visibilità, cioè io volevo essere dentro la macchina, ci si può andare, questo solo ci dà noia. Ehi, addio questa macchina, si piglia! Dai! Ma non l'avevi vista! Guarda lì, che botte! Secondo pilota, si è schiantato. Cioè è morto. Le macchine, oh. Diciamo un video un po' particolare, ci arriverò a fondo. Sto perdendo pezzi. Ah, non è malaccio. Ecco, tanto mi fate, l'ultimo mi fate sempre il coppa. Bandiera bianca, spingi. Mi ci devo abituare. Rieccola. Addio, mi partono pezzi! Riuscirò a finire la gara! Boom. Questo c'è! Oh. Ah, che errore! Dai! Va bene, il traguardo è lì, ci sei! Arrivati, tredicesimi, dai! Con la macchina, diciamo macchina, è rimasta un pezzo di macchina. Però ragazzi, volevo capire se potevo scegliere, perché così non mi piace. Se non posso neanche scegliere la macchina, il percorso. Forse perché sono sempre nella fase di... Non ho idea. Ci aspetta una gara colma di azione, soprattutto con questo tempo che renderà la guida molto più tecnica. Se riesci a vincere in queste condizioni e così sotto pressione, beh, sai certamente ciò che il Great Wall Series vuole. Cos'è questo? La finale sta per iniziare. Tirate fuori gli ombrelli perché si parte. Oh, io volevo la visuale interna. Che piove. Oddio, sono io questo? Di acqua! Insomma, non penso, ho messo la luce. Sei cavata bene, non male, aumenta il passo adesso. Oh! Addio! No, non sono abituato! E abituiamoci! Acqua.
Oh, mi è volato il cofano. Non è una gara se non mi vola il cofano. Tanto ragazzi, la grafica non è male, dai, poi faremo un po' il punto. Qualche video ce la facciamo di lui. Poi sto giocando col padre, ricordatevi. Dai, oggi è piccolo di pezzi. C'ha tenuta sta macchina lì. Dai, c'è un altro giro, dai, viene l'acqua assassata. Tenuta dall'ultimo giro. Posso darti informazioni sul tuo compagno o rivale se ne hai bisogno? No, non mi interessa. Capito? Chiedo se può spingere. Non può spingere in questo momento. Diciamo che è un video parecchio ridicolo il mio, Però vabbè. Alla scoperta di questo gioco per vedere se la grafica, come non è malaccio, dai. Io preferisco molto Forza Motorsport 7, decisamente. Però, siccome non c'è più sul Green Pass, accontentiamoci di Grid. Curva ragazzi, piove, se accelero, se freno curva volo. Cambiato la visuale, ecco, via là dentro, ecco, sei più forte, dai. Ultimo ore, ragazzi, io arrivo in fondo e le macchine sono tutte sfatte. Vabbè, e prima impressione, a parte ho fatto diciamo tre gare e sono arrivato sempre in fondo, quindi che impressione posso dare? Però ecco, questo altro di questo video ovviamente è quella di capire questo gioco, e per quello che ho potuto vedere ora scusate, un po' d'acqua regia, un po' d'acqua. World Series finale da ricordare. Aspettiamo, poi diamo l'inizio, vediamo dopo. L'intera stagione WSR ci ha emozionato, ma adesso cosa ci aspetta? Beh, per i fortunati e talentuosi che ce l'hanno fatta, dopo aver superato il WSR, entrare nel Grid World Series vuol dire salire nell'Olimpo dei motori. Piloti da ogni parte del mondo che si sfidano in una competizione multidisciplinare per scoprire chi è il migliore. Beh, non posso aggiungere altro, Kristen. Oggi la polvere del WSR si posa, mentre all'orizzonte sentiamo arrivare i motori del Grid World Series. Prepariamoci a un'altra fantastica stagione. Tutto questo in vostra compagnia. Allora, capiamo un attimo se si può scegliere la macchina, la gara. Oh, qui ci abbiamo la carriera, quindi praticamente all'inizio era per imparare. Quindi, io direi, quindi, di chiudere qui questo video. Vi prometto che farò un altro video, direte, però mi raccomando, dovrò fare un altro video di questo tipo. Noi invece no, faremo un altro video dove incominceremo la carriera, così vediamo un attimino come funziona, e appunto questo video diciamo tra qualche giorno lo metteremo in onda sul canale PG Passione Games. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un like, se non vi è piaciuto lo capisco. Commentate se vi piace questo gioco, qualche dritta su questo gioco. Io ripeto,
lo scopro con voi, l'ho scoperto con voi la prima volta, ora, e niente, e noi ci vediamo ai prossimi. Ciao ciao!